Nunzio Scolaro, presidente FIDAL, siamo all'alba della terza edizione dell'Orange Run, cui promotrice ormai, come sappiamo, è la Duilia Barcellona. Cosa dire per invitare la cittadinanza a partecipare e per sottolineare l'importanza di una manifestazione dedicata a Nino Alberti? Allora, ci sarebbero tante cose da dire. Intanto, quella più scontata, ripartiamo. Nella provincia di Messina, fra il 2020 e anche inizio 2021, sono state annullate tante gare su strada. La gara su strada è un momento, oltre che sportivo, anche di convivialità. Chiaramente la pandemia ci ha negato l'accesso a queste gare. Ora abbiamo ripreso con molta difficoltà. Barcellona è una sede unica, come tante altre ci sono state, però in particolare c'è questa anche commistione, oltre allo sport, anche del sociale, quindi è una cosa che al comitato piace. Fra l'altro, quest'anno questa gara, oltre a essere ad avere la camminata ludicomotoria, ad avere la gara per i tesserati FIDAL, è anche campionato provinciale delle categorie giovanili, come i bambini che sono qui accanto, un po' più grandetti. Quindi per il comitato è una tappa molto importante che giunge in un periodo un po' strano, effettivamente, perché se noi pensiamo che abbiamo ripreso da poco e quindi abbiamo avuto bisogno un po' di ricompattare le nostre fila. Il percorso di Barcellona è uno dei più belli, l'organizzazione è una delle più affidabili. Chiaramente si corre seguendo tutto quello che è il protocollo della FIDAL, ma anche dello Stato, quindi in assoluta sicurezza. Partenza in mascherina, è una zona dedicata. Siamo in zona bianca per fortuna, quindi possiamo avere un respiro di sollievo. Però quest'anno, magari diversamente da quelli che è stato negli anni scorsi, quel momento conviviale è un po' più ridotto, anzi direi che è quasi azzerato. Però dico, siamo contenti di quello che stiamo riuscendo a mettere in piedi. Parlo al plurale perché il comitato provinciale è sempre direttamente o indirettamente vicino alle proprie società.